Ciao a tutti, in questo video dopo tantissimo tempo vado a parlare del mio intervento di chirurgia plastica, da tanto che non riprendo l'argomento, per cui ho pensato di aggiornarvi su questa cosa. Mia sorella per le settimane di gravidanza c'è, solo che è molto stanca, ha delle avvisaglie del travaglio ormai, per cui è un po' così e dobbiamo trovare il tempo, il momento giusto per girare i video insieme, ma arriveranno. Come mi sono trovata riguardo al mio intervento in questi ultimi 2 anni, perché sono 2 anni e mezzo che ho fatto l'intervento, sono felicissima, sempre più contenta di averlo fatto, sempre più convinta che sia stata la scelta giusta, il momento giusto, perché avevo smesso di allattare da 9 mesi, quindi ho potuto fare tutte le cose per bene senza rischiare nulla. Per chi non lo sapesse, ho fatto una mastoplastica additiva, è una addominoplastica con applicatura dei muscoli addominali, perché avevo una diastasi di quasi 5 cm tra le due pareti muscolari dell'addome. È stato un intervento lungo, non ho sofferto, per fortuna non ho avuto dolore, è stato più fastidioso che sofferto, la parte post-operatoria è stata più fastidiosa che sofferta. Ho fatto questo intervento più che altro per una perdita di peso molto importante che ho avuto. Naturalmente avevo la pelle che cascava e sono corsa ai ripari perché non mi vedevo più nel mio corpo. Ora, dopo 2 anni e mezzo, posso ribadire che va tutto bene, che è stata la scelta giusta, era ciò che dovevo fare, e vi voglio far vedere le cicatrici. Come vedete sono rimaste molte smagliature, ma devo dire che non mi danno assolutamente fastidio. Questa è la cicatrice. C'è da dire che queste smagliature erano qui circa. Questa pelle, il mio ombelico, insomma, era qui. L'ombelico sarebbe leggermente da sistemare, però sono contenta che così. E niente, come vedete la cicatrice è all'altezza mutandina, quindi non mi dà nessun fastidio. Le cicatrici del seno anche vanno super benissimo e non posso assolutamente lamentarmi. Dopo, diciamo, 2 o 3 mesi dall'intervento ho ripreso la mia vita normale di tutti i giorni. È un intervento che consiglio a chiunque ne abbia bisogno di fare, assolutamente. Ho voluto fare questo video sì per farvi vedere la cicatrice della pancia che non vedevate da 2 anni, ma anche per spronare chi è nella mia situazione a informarsi e fare il passo per fare questo intervento, perché veramente bellissimo. Poi è bellissimo e ci cambia la vita. Niente, spero che questo video possa servire a qualcuno, come vi dicevo, per dare quel primo passo, iniziare a informarvi, iniziare a capire dove, come, quando. Lo so che può sembrare impossibile, perché anche a me sembrava impossibile prima di riuscire a farlo, ma se una cosa si vuole tanto si riesce ad ottenere. Bisogna essere determinati e convinti. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!